Berlusconi furioso col GF VIP, una messa in onda. La replica della puntata di ieri 2 marzo del Grande Fratello VIP non verrà trasmessa questa sera sulla 5 come previsto. Da settembre, infatti, ogni martedì e venerdì il canale del Digitale Terrese trasmette la puntata del reality di Alfonso Signorini. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano e confermato dal palinsesto ufficiale Mediaset. La programmazione ufficiale di questa sera, però, è stata sorprendentemente sostituita con il film Un'ottima annata. La diretta di lunedì del GF VIP ha visto, ancora una volta, protagonisti Donna Alice e la loro turbolenta storia. Ma, a quanto pare, gli scontri mostrati nel corso della serata non sarebbero affatto piaciuti ai piani alti. Questa mattina, infatti, il clima a Cologno Monzese sarebbe stato piuttosto teso e l'amministratore delegato del gruppo, Pier Silvio Berlusconi, ha voluto prendere questa drastica decisione. Cosa è successo? A quanto pare, Berlusconi sarebbe stato infastidito dai toni volgari e dalle parolacce utilizzati nel programma, così come dai toni accesi delle discussioni. Si dice che abbia personalmente visionato la puntata prima di decidere di cancellare la replica sulla 5, ritenendo che quanto trasmesso in diretta nella serata di ieri mancasse di rispetto nei confronti del pubblico. Già diverse puntate fa, il conduttore Alfonso Signorini aveva rimproverato i vipponi per le troppe parolacce e le eccessive urla, tanto da decidere di dimezzare il loro budget come provvedimento. Tuttavia, questo non è bastato a placare gli animi della casa e Mediaset è arrivata ad un punto tale da dover prendere questa dura decisione. Secondo fonti citate dal portale Fanpage, la scelta di interrompere le repliche sulla 5 sarebbe arrivata dopo una lunga serie di richiami. Tuttavia, Alfonso Signorini non sarebbe stato vittima della ramanzina di Berlusconi. Al contrario, l'amministratore e il conduttore avrebbero avuto una lunga conversazione e si troverebbero totalmente d'accordo su questa decisione. Il problema, invece, sarebbe dovuto alle scelte autoriali che avrebbero portato il reality show a scendere a un livello di linguaggio considerato inappropriato. Nonostante i numeri rimproveri mai ascoltati, la decisione di sospendere la messa in onda delle dirette sulla 5 sarebbe stata l'unica opzione rimasta. Că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever.